Il calcio ha significato troppo per me e continua a significare troppe cose. Dopo un po' ti si mescola tutto in testa e non riesci più a capire se la vita è una merda perché l'Arsenal fa schifo o viceversa. Se potessi fare una carta d'identità dell'ultra, direi che è una persona che amo molto. E poi il fischio dell'arbitro e tutti che impazziscono. E in quei minuti che seguono tu sei al centro del mondo. E il fatto che per te è così importante, che il casino che hai fatto è stato un elemento cruciale in tutto questo, rende la cosa speciale. Perché sei stato decisivo come e quanto i giocatori. E se tu non ci fossi stato, a chi fregherebbe niente del calcio? È una persona estremamente generosa, e fin troppo, perché è disposta anche a dare la propria vita per il proprio fratello. Sapete qual è la parte migliore? Non è sapere che i tuoi amici ti guardano le spalle, è sapere che tu guardi le spalle ai tuoi amici. C'è questo bilanciamento emotivo, no? Più uno ama, più uno odia. Quindi dall'altra parte abbiamo magari uno che per i propri ideali fa anche a botte. Da ultra non finisce allo stadio, lo è anche nella vita comune. Smettiamola di farci i complimenti, ci vuole anche un po' di autocritica. Il primo pugno che ha dato? Sì. L'ho trovato un po' da femminuccia, cosa? Certamente l'ultra è uno che non divorzia, uno molto fedele, ti sa i principi. Pronto, ho detto che lo devi chiamarmi quando sono in curva! Ceto sociale vario, però lì dentro la cosa bella è che sono tutti uguali. Io penso che il tifo contenga intanto una passione forte. La passione è sempre una cosa importante, una cosa preziosa, cioè spesso c'è non solo una passione per lo sport, ma c'è una passione per la tua famiglia, la tua casa, la tua squadra, che è bella, cioè è, segnala anche qui un senso di appartenenza più importante, no? Cioè, in qualche modo il mio club è un'emanazione del mio mondo. Era tutto l'anno che aspettavo quel match. Ah sì, a Millwall. Capisci, agivamo sul loro territorio. Erano molto più numerosi. Eravamo fottutamente su vigile fin dall'inizio. Il tifo e la passione calcistica possono essere senz'altro un'esperienza umana. Per i ragazzi lo stadio è stato, se vogliamo, anche tra virgolette un luogo di formazione. La paura, andiamo. Se tu metti assieme delle persone che hanno la mia età e gli dici cosa facevi nel 1900x, non se lo ricordano, ma se tu dici ma quando Gigi Riva fece quel gol, tutti immediatamente trovano non solo il gol di Riva, ma che cosa accadde allora ciascuno delle persone coinvolte. E allora diventa straordinario, perché è una passione sportiva, un evento sportivo al quale avevi assistito con altri, che poi ti permette di raccordare, di ricucire attorno il resto. Ultra segue i colori della bandiera, i tifosi seguono il risultato. L'ultra non segue il risultato, se no non si spiegherebbe come mai fanno le trasferte di 1200 km per una squadra che magari sta per essere retrocessa in Serie B. Sentite, io non voglio guai! Uno Yankee del cazzo! Perché uno Yankee sta con i GSC? Io non so niente dei GSC, sono solo un turista! Oh beh, in questo caso, chi ne dice se ti lasciamo con un souvenir appropriato? Basta che appartieni all'interno del loro gruppo, e anche se sei sconosciuto, hai problemi eccetera, vedono comunque di darti una mano. Scommetto che The Major si è divertito con i Gigni Chelsea ai vecchi tempi, eh? Quando i Gessi non erano così stronzi da lasciare uno dei loro tutto solo. Non lasciamo i nostri da soli, merda! Il tifoso credo che comunque sia integralista e vive nell'emozione della sua partita, della sua squadra del cuore, e questa emozione se la porta dentro, la trasmette sia durante l'esibizione della sua squadra o durante tutto l'arco della giornata. Allo stadio
così come a casa. Noi non siamo un popolo di sportivi, noi siamo un popolo di tifosi, siamo un popolo tra virgolette di ultra. Noi andiamo a vedere solo se la nostra squadra vince, oppure un caso particolare può essere con la considerazione della Lazio, che va a vedere la squadra perdere, siamo contenti di vedere perdere la nostra squadra nonostante il biglietto pagato, per il semplice fatto che così, diciamo, si fa perdere anche la squadra, diciamo, di avversario storico, che è la Roma. E questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Se ci fosse stato il calcio ci sarebbe qualcos'altro, cioè ai tempi dei romani c'era il gladiatore, quindi il principio comunque di questo territorio, che tra l'altro ha anche conservato le stesse forme, quindi non a caso, comunque di chiusura, diventa un luogo dove quasi si può tutto. Insomma, quando dentro sento il boato allo stadio durante le partite, tutti i ragazzi che mi chiamano qui per far esplodere la mia rabbia, allora io ci penso di tornare. Viene visto lo stadio come un elemento assolutamente di sfogo. Non so se uno può ricordare il Rollerball. Rollerball era tanti anni fa il film del futuro, dove all'interno del campo dei gladiatori del dopo 2000 si scatenavano e si picchiavano, il pubblico finalmente vedeva queste cose e non c'era la guerra all'esterno. Ecco, questo Rollerball adesso è tutto un misto, perché c'è guerra sugli spalti e c'è guerra in campo. Una volta che hai beccato un paio di pugni e ti rendi conto di non essere di vetro, non ti senti vivo a meno che non ti spingi fino al tuo limite. Ci insegnano anche gli inglesi, che ultimamente ad esempio non si trovano proprio assolutamente più allo stadio, vanno in piazzale, 20 contro 20, 30 contro 30, e fanno botte. E poi capita che alla fine, magari, che so, capultra, poi magari vanno a bere qualcosa. Ieri è stato un buon risultato per noi. Abbiamo riso, bevuto qualche birra, ci siamo scontrati con gli Hammers. Quelli erano in tanti in confronto a noi, ma siamo rimasti al fianco dei compagni e abbiamo tenuto duro, non importa a quale prezzo. Quindi c'è proprio questa necessità dell'uomo di avere uno spazio dove può fare un po' tutto. Quello che adesso manca, secondo me, nello sport e nel calcio è il culto estetico del bel gesto, del gol, perché non si discute di questo. Un gruppo di tifosi si può ricostruire una mappa di una generazione, no? Di abitudini, di tic, di piccoli luoghi comuni, di riferimenti culturali, perché spesso attraverso una passione comune transita un'esistenza di un gruppo. Il calcio peraltro è la metafora della vita, forse, e la vita stessa.